Salve a tutti ragazzi, bentornati su Salva il Mondo, bentornati sul canale di Alastil. E oggi parleremo di superstiti. Ah, questi superstiti che sono tanto importanti che la gente neanche si rende conto. Oggi andremo a vedere insieme come sfruttare a dovere questi amici che ci aiutano a livellare. Prima di tutto andiamo a vedere gli incarichi. Ok, questo sono da rifare. Vediamo il giornaliero che mi ha dato. Stermina di mischia, mi piace, anche perché sto usando Fiona in questo periodo, quindi direi che 300 abietti non è un chissà che cosa da fare. Andiamoci a prendere la nostra spedizione giornaliera di foto, che tornano utili per un processo che poi vi spiegherò. E andiamo a prenderci altre foto utilizzando gli eroi che normalmente non uso. Li ordiniamo per livello e incominciamo a mettere questo, questo e questo che sono bassi. Non li uso, attualmente non li uso e li devo ancora livellare, ergo va più che bene. Abbiamo il 100%, avviamo la spedizione. Veniamo ora ai superstiti. Le squadre superstiti sono quelle che vi daranno una mano ad alzare il vostro livello casa base, la vostra potenza casa base in italiano, non so come venga chiamata in inglese. Le squadre sono 4, 5, 6, 7 e 8, che sono stranamente anche i numeri di questi simboli chiamati personalità. Come livellare grazie ai superstiti? Beh, prima di tutto avremo bisogno di sbloccare gli slot superstiti in modo che le nostre squadre possano essere completate. Poi dovremo procurarci un superstite leader che abbia lo stesso simbolo della squadra di soccorso. Quindi nella squadra di soccorso, squadra di soccorso, scusate, della squadra in cui lo vogliamo mettere. Nella squadra di soccorso dovremo mettere un leader che abbia come abbinamento medico, perché giustamente quello è da fare, e in base alla sua personalità dovremo andare a mettere altri superstiti che abbiano la stessa personalità. Poi, tra i superstiti c'hanno anche dei bonus. Vediamo quanti bonus servono per uno specifico upgrade o nella descrizione stessa del superstite o nel riepilogo alla sinistra sotto la squadra. La cosa migliore da fare è cercare di non avere squadre duplicate, come ad esempio io ho questa, la squadra salto ravvicinato e la squadra attacco alfa. Vedete, hanno lo stesso simbolo. Per ovvi motivi devo cambiare l'attacco alfa in quanto è un epico, mentre nell'assalto ravvicinato ho un mitico, quindi sicuramente terrò questo. È semplice ragazzi, cercate di fare più abbinamenti possibili se ci fate caso, a parte quelle due squadre, tutte le altre sono ognuna con la sua personalità. E la personalità che dovrò andare a cercare per la squadra d'attacco alfa è affidabile, questa qua. Una volta che riusciamo a fare una squadra come si deve, vi faccio un esempio sulla squadra Geek, come potete ben vedere abbiamo anche l'opportunità di andarci a potenziare i bonus. Ad esempio, in questa squadra io sono riuscito ad abbinare tre bonus danni abilità, per cui le mie abilità faranno il 5% in più di danno.
Se fate un rapido calcolo, avete 7 slot per questi bonus. Ci sono bonus da 3 e bonus da 2. In ogni squadra tu puoi mettere un bonus da 3 e due bonus da 2. E questa sarebbe la cosa migliore da fare. Naturalmente non sempre sarà possibile farlo, ma proveremo a farlo il più possibile. Come livellare questi personaggi? Questi personaggi li andiamo a livellare con la famosissima e necessaria esperienza superstiti. Come vedete, io ne ho due qua tenuti da parte per eventuali modifiche sulle squadre, se per caso meglio uno o l'altro. Al contrario di tante altre cose, tipo i progetti, che andando su potenzia potete fare l'incremento di rarità, i superstiti non possono essere aumentati di rarità, e ve lo dimostro subito. Come potete ben vedere, c'è l'evoluzione, che è per portarla a una stella in più, dove vi verranno chieste pure gocce di pioggia, e qua stiamo vedendo solo un personaggio che da una deve passare a 2 stelle, quindi mi richiede solo 8 gocce di pioggia e 2 manuali d'addestramento. Andando su quelli un po' più alti, tipo vi faccio vedere questa per passare da 3 a 4 stelle, invece, no, visualizza evoluzione, mi chiederà 20 fulmini in bottiglia, 20 occhi della tempesta, 17 manuali d'addestramento, 36 gocce di pura pioggia, oltre una vagonata di PE superstiti. Quindi, cosa ne deduciamo da questo? Ne deduciamo che le cose più importanti da farmare nelle nostre risorse sono questi, 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 questi e naturalmente questi. A cosa ci servono le fotografie personaggi? Le nostre fotografie personaggi sono utili perché ci permette di fare le trasformazioni. Le trasformazioni precedute dal simbolo, questo qua, con un numero, sono quelle consumabili. Vuol dire che una volta che io faccio queste, spariscono dal mio inventario. Mentre invece queste qua sono permanenti e mi rimarranno fino alla fine dei tempi. Anche il costo è leggermente diverso. Ora, ah, eccolo qua, abbiamo una trappola rara da farvi vedere. Per fare questa trappola mi verranno chiesti 25 punti ricerca a vuoto, a schermata vuota, mentre in questa me ne verranno chiesti 10. Naturalmente, più andiamo a mettere, facciamo una prova. Più andiamo a mettere roba che alzerà anche i punti che noi dobbiamo fare, si alzano anche i punti ricerca. Ora vi faccio un altro esempio. Vedete? 25 punti ricerca anche qua. Io sono arrivato a 43 su 56. Nel momento in cui io andrò a completare questi 56, avrò sfruttato al pieno la mia trasformazione, se no in questo momento mi dà, giustamente io sto dando dentro della roba che mi dovrebbe dare esperienza, quindi mi viene data l'esperienza. Non mi vengono dati i manuali, al contrario se li ritiro direttamente dall'armeria, però l'esperienza mi viene data. Come si sfrutta questo meccanismo? Si sfrutta con questa trasformazione qua, che richiede 30 per arrivare a un superstite raro, e i superstiti rari sono, e tutte le cose rare, sono quelle che ci danno i manuali, ed è l'unico modo per ricevere manuali. Non c'è nessun altro modo per ricevere manuali. Come potete ben vedere, io qua ho soddisfatto il 30 su 30, quindi sono al max, mi verrà dato un superstite raro più esperienza superstiti. Naturalmente questo è uno scambio che non andrò a fare perché non do un viola per avere un blu, in quanto il blu, come tutti sappiamo, è inferiore. Per chi non lo sapesse, le rarità, oltre a potervele dire io, le potete anche andare a vedere sulle opzioni, nelle
Dov'è? Eccolo qua. Nelle opzioni per il daltonismo, che vi fa vedere la rarità più bassa, cioè il grigio, poi il verde, poi il blu, per arrivare alle più alte che sono viola e arancione. Quindi avremo comune, non comune, raro, epico e leggendario. Queste sono le rarità. Naturalmente una trasformazione, vediamo un attimo se posso. Non ci ho pensato prima ad aprire un lama. Vabbè, faremo V-Buck e poi vi farò vedere casomai una in un secondo momento le trasformazioni. L'importante è che sappiate che anche questi richiedono naturalmente. No, questa modifica vantaggio, eccolo qua. Come potete ben vedere, anche le armi chiedono i fulmini in bottiglia, le gocce di pioggia. Fortunatamente usano manuali, i design trappole che prendi dalle trappole. Una volta che tu ti sei fatto il setup delle trappole forti, che sono gas da soffitto, dinamo a muro, i lanciatori e lo sbalzatore, il folgoratore da soffitto, gli aculei di legno a terra, i dardi da muro, la grata fiammante e il congelante a terra. Queste sono le trappole che si usano nel 90% dei casi. Ci sono anche delle trappole che giustamente io non ho tenuto, che vengono utilizzate, ma sono molto 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 più rare da trovarvi un utilizzo, e sono le luci a muro che stunnano, ma se fai gli spawn kill o i death tunnel, difficilmente li vuoi tenere troppo fermi, anche perché se stanno troppo fermi si accumulano troppi e i danni che vengono fatti non sono più sufficienti per scremarli pian piano che arrivano, permettendo a voi di far fuori solo i ciccioni a bassissima vita o i distruttori a bassissima vita. I distruttori sono quelli grossi che caricano i muri, gli urlatori che sono quelli che urlano i raggi laser e tutti questi mostri che sono molto molto forti, ma passando per un tunnel della morte o per uno spawn kill vengono già pre danneggiati dalle nostre trappole, che è la tattica che si usa. Poi faremo un video apposito sulle trappole. Un'altra trappola che si usa spesso sono i gommoni per rallentarli, perché hanno un range in altezza di due slot. Vuol dire che se viene posizionata a un secondo piano, questa trappola prenderà fino al primo. Cioè, no, ho sbagliato, un primo piano prenderà prima il piano terra, comunque ci siamo capiti. Anche questo si usa spesso, l'elettrificato da soffitto, che fa un buon danno AOE, ma io, essendo danno natura, ci sono dei mostri che, come ben sapete, i mostri elementari hanno le varie resistenze e debolezze. Quindi un mostro acqua sarà debole al natura, ma sarà resistente al fuoco e all'acqua, perché stesso elemento, il danno viene comunque depotenziato, ricordatevelo. Il gioco di trappole poi ne verremo a parlare più avanti. Comunque sappiate che di solito si tiene il gas da soffitto, le elettriche da soffitto singole, se vi capita di averlo di leggendario potete tenere il soffitto a caduta. Beh, già che ci siamo a sto punto parliamo di trappole. Le trappole, appunto, come vi stavo spiegando prima, sono molto forti. Quelle che per adesso abbiamo visto, quelle da muro importanti, che sono i dardi a muro che prendono tre caselle. Hanno portata 3, l'elettricità a muro, che mi direte, eh sì, ma è danno elettrico. Sì, vero, ma fanno comunque un fottio di male. In caso tempeste elementali non favorevoli, si può optare per mettere dardi a muro e a everywhere, o anche lanciatori per rallentare, perché comunque i lanciatori ti rimandano indietro di una casella. Mentre a terra si usano gli aculei di legno perché danneggiano
e rallentano. Si usano gli sbalzatori perché con una scala messa sopra a livello terreno o rialzata da un muretto, buttano letteralmente indietro come fossero. No, sbagliato. Come fosse il lanciatore a muro. Si usano le congelanti contro i mob di tipo fuoco, si usano le fiammeggianti contro i mob di tipo natura. Se no, si tende a fare la maggioranza del danno con le trappole a muro e si tengono gli aculei di legno a terra per rallentare e danneggiare. Anche gli aculei a terra sono molto utili, ma usati come dead end, cioè dead end è la fine mortale. Cioè, in fondo ho un tunnel pieno di trappole, al posto degli aculei in legno possiamo mettere l'acule a terra per assicurarci che anche quelli più grossi muoiano. Naturalmente le trappole, come le armi, hanno dei vantaggi che vedete qua: elemento fisico, 10% danni, 21 durevolezza, 21 durevolezza, velocità di ricarica, aumento salute edificio. Di solito si tende in base alle trappole, ad aumentare la durevolezza oltre che i danni e la velocità di ricarica in modo che siano sempre attive. Vedete qua, ritardo innesco un secondo, intervallo tra il posizionamento della trappola e l'innesco, vuol dire che per un secondo non funzionerà e una volta che ha funzionato ci vogliono 6 secondi per ricaricarla. Naturalmente con la ricarica più veloce questo tempo andrà a diminuire, ma esattamente come diminuisce il tempo in cui la trappola si attiva, naturalmente anche la durevolezza ne sente. Quindi se fate gioco di Death Tunnel o Spawn Killer, ricordatevi sempre di non esagerare, non fateli troppo lunghi, non fateli troppo complessi, perché è vero che l'intelligenza artificiale tenderà sempre a seguire una strada, ma se gli fate fare troppi giri, loro vorranno tagliare e non è il caso. E soprattutto ricordatevi che un tunnel della morte o uno spawn kill sono sempre soggetti alla volontà degli smasher, dei distruttori, che se vogliono caricare, caricano e basta, non ci puoi fare niente. Ti spaccheranno il muro, almeno che non sia rinforzata al 3, almeno che non sia resistente e via dicendo. E a proposito di questo, dobbiamo ricordarci che i mostri in fuoco, camminando e attaccando, fanno più danno alle strutture in legno. Quelli in acqua fanno più danno, fortunatamente non fanno danno camminando, alle strutture in mattone, mentre quelli in natura faranno più danno alle strutture in ferro. Inoltre, questi mostri hanno anche un effetto su di noi, dove il mostro di fuoco, quando ci attaccherà, ci consumerà vita, ci lascerà un dot addosso che ci consuma vita. Quello acqua ci consumerà lo scudo, mentre quello elettrico o natura, che dir si voglia, ci consumerà l'energia, rendendoci anche più deboli, perché effettivamente perdere scudo, vita o energia, che sono le risorse che ci permettono di stare con una presenza più o meno utile in campo, non è mai una cosa buona. Tanto per farvi capire, la vita si ricarica solo fino al 30%. Lo scudo, per ricaricarlo, devi stare un tot di tempo fuori dal combattimento. Da dove lo posso far vedere? Dov'è che lo. Ah, tutte le statistiche, eccolo qua. Eccolo qua. La salute. Ad esempio, io che sono potenza 71 con gli eroi al 106, vabbè, i difensori un po' meno, ma i difensori servono più che altro per
un po' di statistica e per poi metterli giù in missione. E i cecchini sono quelli migliori se avete questo progetto qua, in quanto questo progetto qua è un cecchino che oltre a trapassare il bersaglio primario, trapassa anche muri ed elementi scenici, permettendogli di essere decisivo anche grazie alla sua gittata di 25.000 unità, che è veramente enorme. Ha un buon caricatore, è un po' lenta a ricaricare, ma se vedete il danno di headshot, cosa che il nostro caro difensore cecchino farà, perché questo difensore, i difensori col fucile di precisione piuttosto rallentano il tiro pur di prendere l'headshot. Inoltre, ognuno di loro ha dei potenziamenti, ad esempio questo qua in specifico aumenta la cadenza di tiro dell'arma, quindi sparerà più spesso, il suo scudo si rigenererà più veloce, la salute massima è più alta, anche se tu lo chiudi in un quadrato, in un posto vicino alla base, in modo che lui possa divertirsi senza dover temere i mostri che lo attaccano. E inoltre aumenta anche la ricarica dell'arma, quindi potete ben capire perché abbia scelto questo. Gli altri due, questa perché vabbè, non avevo niente di meglio, e questo perché vabbè, è leggendario, è uno dei pochi leggendari che ho, quindi lo tengo molto molto vicino e anche le sue abilità non sono male. Comunque, torniamo al discorso principale. Come vi dicevo, la salute si rigenera fino al 30% e da quando smettiamo di subire danni fino al 30% della nostra vita. Lo scudo invece si rigenera abbastanza velocemente perché se ci fate caso il valore è molto alto sul totale rispetto a quello della vita. Però dovremo stare 8 secondi fuori dal combattimento. Non leggete la descrizione perché ho fatto le mie prove, ve lo farò vedere magari anche durante una missione, ve lo farò notare. Lo scudo, nel momento in cui tu smetti di sparare e smetti di subire danni, smetti di essere in combattimento, hai bisogno di 8 secondi per ricaricarsi. Quindi bisogna. Per ovvi motivi ci sarà bisogno di entrare e uscire dal combattimento velocemente per avere sempre lo scudo, anche perché lancia api, lancialtrone, che sono le vecchiette, i tizi del baseball, o anche gli urlatori o quelli volanti ci verranno a prendere anche se noi siamo dietro un bel death tunnel o dietro un imponente spawn kill con magari 18.000 trappole che killano al secondo. Purtroppo quelli possono sparare da dove vogliono perché hanno parecchio range, tranne i lanciatori di baseball che hanno un range abbastanza contenuto e quelli delle api che hanno la stessa cosa, gli altri hanno un range abbastanza alto. Ah! I pistoleri mi sono dimenticato, quei figli di. Non mi fate dire parolacce. Perché li hanno inventati? Comunque avete capito che bisogna fare molto molta attenzione. Cosa posso. Qua va bene, l'energia al secondo in combattimento che recuperiamo è abbastanza alta, però neanche tanto recupero 6 di energia al secondo su 100, quindi potete ben capire che mi becca un Pokémon elettro, io come ninja, ma anche come costruttore, soldato, non avrò accesso a delle mie abilità. Perché magari l'ho usata e ho sprecato l'energia, poi quello mi colpisce, mi continua a succhiare energia, non riesco a ricaricarla, non riesco a essere incisivo nel combattimento. E lo stesso per quello che riguarda vita e scudo, ve l'ho fatto vedere che non è esattamente
il massimo subire quegli attacchi lì. Abbiamo parlato di superstiti, abbiamo parlato di trappole, abbiamo parlato di mostri elementali, già che siamo qua parliamo anche dei potenziamenti dei progetti, così facciamo un bel video di impariamo a diventare forti su Salva al Mondo invece di andare a chiedere le armi al 130 agli altri, che non ve l'ho fatto vedere, ma ora ve lo faccio vedere. Se voi andate a vedere combattimento a distanza, no. Combattimento, risorse, dov'è? C'è proprio. Ah, eccolo qua, su combattimento, livello massimo delle armi 50. Livello massimo delle armi effettivamente utilizzabili da questo personaggio, equipaggiando le armi superiori, si comporteranno come se fossero di questo livello. Quindi sta a significare che io ora, avendo sbloccato l'ultimo albero abilità, ho accesso alle armi livello 50, ma prima le mie armi, quelle che sto tenendo in deposito, tipo i notturni, lo scavafosse, queste qua al 130 le avrei utilizzate sottopotenziate, quindi non me le portavo neanche dietro perché mi sembrava un po' inutile portarmele dietro quando sarebbero state inutili, come questo, colpa mia massima colpa, avrei, questo potrei usarlo, ma mi spiace perché è bello, è carino, mi sta simpatico e mi dispiacerebbe molto romperlo, dovrei farci molta attenzione, quindi ragazzi, c'è poco da dire, bisogna fare attenzione in questo gioco perché quando l'arma ha durevolezza bassa, la scelta migliore è smettere di usarla, riciclarla, recuperare un minimo di risorse usate per la sua creazione per recuperarle e non far distruggere l'arma così. Di solito quando ho un'arma che è vicino al rosso o questo arancione più scuro, se ho il progetto incomincio a rifarmela in modo da avere il ricambio immediato, smetto di usare quella, la riciclo, automaticamente il gioco mi va a prendere l'arma più forte che sarà quella che sto usando in quel momento, perché almeno che non sono in un basso livello dove le armi quasi non le uso grazie al mio eroe che è potenziato sulle falci e quindi posso andare semplicemente di corpo a corpo le armi, se no le consumo in fretta. È anche il motivo per cui ho scelto di fare l'arma da corpo a corpo in ossidiana per dargli un po' meno danno, sì, ma più resistenza. E voi mi direte: sì, ma ci perdi un sacco di DPS. Vero, ma riesco a recuperare più risorse che poi utilizzate sulle armi in scagliabuia mi permettono invece di fare danno assoluto. Come modificare i vantaggi? Veniamo a come. Ah, prima di tutto una cosa importante: cercate sempre di avere varietà tra i colpi utilizzati. Perché questo? Perché si fa presto a finire i colpi. Non abbiamo colpi infiniti, le cellule di energia sono solo 3000, le pallottole cartucce sono solo 1200 che ne possiamo portare, di questi sono 6000 e grazie a Dio questi sono 4000, ma le armi che usano questi proiettili tipo la macchina da scrivere ne consumano una franata, mentre invece per i proiettili pesanti ne abbiamo solo un K, ma lo usano armi che di solito one shottano, quindi non ne vai a usare tanti. A proposito, rifacciamoci un po' di cellule d'energia che ci possono tornare utili per poi il nostro carissimo servitore che si metterà nella sua piccionaia, come la chiamo io, con il cecchino trapassamuri, come lo chiamo io. Ho detto due volte come lo chiamo io, ma era per rendere il concetto, no? Sono io che lo chiamo così, non è il suo nome è Cecchino al Neon, what the fuck, vabbè, ci siamo capiti. Finiamo di
fare questi proiettili qua in modo da averne una discreta scorta. Sì, va bene così, tanto anche se non arrivo al cap nella prima missione troverò proiettili everywhere. Se poi avete l'amico che gioca allo straniero con il perk per i proiettili, che ora non mi ricordo qual è l'eroe che lo dà in supporto, diventa veramente bonci bonci bon. Noi abbiamo fatto ieri una missione dove avevamo talmente tanti proiettili a terra che durante il combattimento, che è stato abbastanza frenetico, ed è il motivo per cui non ho tutti i colpi cappati, sono arrivato veramente a vedere colpi con sole due cifre, e pensando che si parte da... Aspettate, perché devo vedere di qua. Contando che di media sono tutti numeri a tre cifre, per quanto piccoli, tipo pallotte le cartucce, ne posso tenere un K2,2. Se incomincio a vedere che ne ho 30, incomincia a significare che, cioè, è il momento in cui devo incominciare a preoccuparmi dell'arma che sto giocando. Fortunatamente con questo mio amico che aveva appena aperto un lama lì c'erano proiettili a terra, perché eravamo tutti cappati durante il combattimento, passandoci sopra, perché io ho attivato l'abilità di autoloot col solo movimento, per essere sempre pronto. Cioè io lutto in combattimento, cioè io combatto, ma solo il fatto che ci passo vicino mi prende l'oggetto, che è molto utile per non perdere utilità in combattimento. Cioè se io devo fare col mio ninja, devo fare uno squarcio del drago, ma mi devo fermare a prendere, che ne so, la malachite o la scagliabuia caduta per terra dal mostro che ho appena ucciso, mi devo girare verso di lì, schiacciare il tasto di interazione, che di base la E io ho modificato per comodità con la F, se qualcuno me l'ha chiesto in privato, e questo è il motivo, io preferisco tenerlo sulla F perché è di fianco alla D, che è il mio movimento laterale. Quindi presto faccio a interagire, ma non mi serve un granché, come vi ho appena spiegato, andando ad attivare questa opzione. Non è qua. Scusate ragazzi, ve la trovo. Tipo, poi mi sa doveva essere qua. Allora, chat globale, illuminazione, scatto, 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 ricarica. Tocca per cercare interagire, attivo appuntamento, autoequipare, ripristina, mira assistita, mira assistita, modalità, modifica, costruzione turbo. Boh, vabbè ragazzi, ah, eccolo qua. E questo c'è scritto armi, ma dovrebbe esserci scritto oggetti. Comunque questo è il modo in cui gioco io, l'unica cosa che non attivo è il puntamento, perché preferisco dover tenere premuto il destro per mirare e non che schiaccio il destro e mi entra in modalità mira e debba rischiacciare per levarla, perché io passo spesso dalla mira aperta, cioè quella senza che il personaggio effettivamente ti miri ma con tutte le armi, anche col super trinciatore, che viene considerato, cioè viene catalogato, questa è la parola giusta, come fucile da cecchino, ma in realtà mi sembra un pompa a lunga distanza, cosa quale è. Quindi preferisco tenere il no, e scatta nulla la ricarica, preferisco no, perché io ricarico le armi in movimento mentre mi muovo da un obiettivo all'altro. Di solito, molte volte invece mi dimentico di ricaricare. Diciamoci la verità. Niente, queste sono le impostazioni. Di trappole abbiamo parlato, di proiettili abbiamo parlato, di come prendere le cose abbiamo parlato. Nel prossimo video vi insegnerò come evitare di essere riportati in missione farmando un gocciolino. Detto questo, ragazzi, è tutto. Io vi saluto, vi do un bacio, vi aspetto sempre qua sul canale e bella boys, alla prossima!